Buongiornissimo ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come oramai è appuntamento settimanale, vi voglio dare l'andamento del mio fantacalcio. Questa settimana c'era sia la Coppa che il campionato. Non avrò la grafica della Coppa se non la formazione del mio avversario, perché la facciamo via Excel, quindi non avrò classifica, non avrò grafica, ve lo dirò semplicemente a voce. Dovrete fidarvi di me, se non lo fate non so cosa dirvi. Detto questo, io vi voglio anche invitare a guardare il Point of Week di ieri sera, perché il Point of Week è vita, quindi di conseguenza non ho altre motivazioni se non questa. E quindi partiamo subito andando ad analizzare la formazione del mio avversario. Questa settimana giocavo contro i Panthers e hanno schierato Stracoscia, sono una coppia, hanno schierato Stracoscia in porta, sono messi col 3-4-3 con Stracoscia in porta, il quale ha preso 6,5 più un gol e quindi 5,5. In difesa hanno schierato D'Ambrosio, Isai e Kolarov. D'Ambrosio prende 6,5, Isai 5,5 e Kolarov 6. Non avevano quindi il modificatore perché avevano schierato la difesa a 3. Al centrocampo aveva Fabian Ruiz, Douglas Costa, Barella e Boateng. Fabian Ruiz non ha giocato, aveva comunque Zielinski che gli entra e prende 6. Douglas Costa che prende 7, Barella 6,5 e Boateng 5,5. Passiamo poi agli attaccanti con Mertens, Milik e Mandzukic. Mertens 5,5, Milik 5 e Mandzukic 7, più gol 10. Conclude così con 69 punti e fa quindi un gol. Sono stato anche abbastanza fortunato perché effettivamente aveva partite molto alla portata, perché il Napoli giocava contro il Chievo, aveva Mertens, Milik, Zielinski, Isai, quindi insomma ho rischiato molto. Mandzukic giocava contro la Spal insieme a Douglas Costa, Boateng giocava col Parma, poi ha perso, quindi alla fine mi è andata anche abbastanza bene. Kolarov contro l'Udinese, l'Inter d'Ambrosio aveva contro il Frosinone, quindi insomma erano partite molto facili per lui, però mi è andata bene che effettivamente non ha fatto poi così tanto bene. Mentre invece passiamo alla mia formazione. In porta ho deciso di schierare Sirigu. Sirigu che prende 6, prende però il bonus imbattibilità, quindi 7. Schiero poi la difesa 4 con Biraghi, Gosens, Rugani e De Silvestri, quindi col modificatore. Biraghi prende 5,5, Gosens 6,5 più giallo, quindi 6. 6 per Rugani e 6 per De Silvestri. Come capirete prendo un punto di modificatore perché avevo come voti la media del 6, quindi un punto in più che male non fa. Passiamo al centrocampo con Milinkovic-Savic, Veretout e Baselli. Milinkovic-Savic prende 6 più giallo, quindi 5,5, 6,5 per Baselli e Veretout. Passiamo agli attaccanti, dove è successo di tutto. È successo che avevo Lasagna come titolare, non ha però giocato. Avevo come primo cambio Barrow, che però non ha giocato. E come secondo cambio mi entra Antonino Lagumina, che fa gol col suo Empoli, 7 più gol, quindi prende 10. Avevo poi Cutrone, che prende 5, e Zapata, 6,5 più assist, 7,5. Considerando un po' l'emergenza che avevo, mi è andata anche abbastanza bene, perché anche Higuaín ce l'avevo, ma era espulso. Barrow mi si è infortunato, Lasagna era infortunato, quindi mi è andata molto molto bene con Lagumina. Faccio 72 punti e mezzo, il che vuol dire che faccio due gol. Vinco, ragazzi, vinco, vinco. Finalmente una giornata al Fantacalcio. Vinco per 2-1. Molto bene, molto molto bene. Risollevo un po' la classifica, ma andiamo a vedere i risultati di giornata. I risultati di giornata vedono appunto io che vinco 2-1 contro i Panthers, Real Colizzati che batte 4-3 Team Lampadine, Red Bull Salisbocco che perde 1-2 la prima sconfitta della capolista per 1-2 contro Hertha Vernello, e poi Stoccast City che vince 2-0 contro i Patatinaikos, sempre più in fondo alla classifica. Andiamo a vedere ora la classifica con Red Bull Salisbocco che rimane nonostante la sconfitta a più 4 dalla seconda posizione, Hertha Vernello 20 punti, secondo in classifica, Stoccast City 18 punti, terzo in classifica, Real Colizzati 15 con 4, cioè quarto con 15 punti, io Ruben Kazan a 14 punti, quinto in classifica, Lee Panthers sesto a 13 punti, 11 per Team Lampadine settimo, e Patatinaikos in fondo alla classifica, a chiudere appunto la classifica a 8 punti. Quindi insomma ero sesto, ho risollevato un pochino, mi sono avvicinato un pochino agli altri, non è male considerando la situazione che sto attraversando, in cui vi giuro, c'ho tutti infortunati. La prossima giornata non so chi schiererò perché Basaris non gioca a centrocampo, Castro, Bernardeschi sono infortunati, c'ho anche un altro Baselli che si è fatto male. Ragazzi, io non so, in difesa ho quattro giocatori contati, sono un po' in difficoltà, attacco, c'ho Barra infortunato, Higuaín espulso. Lasagna che non sta bene, insomma, sono una situazione un po' complicata, quindi dobbiamo accontentarci di quel che viene fuori.
titolari. Dopo aver mostrato la grafica per il campionato, invece vi mostro la formazione del mio avversario in Coppa. Giocavo contro i Realcolizzati, e datemi un attimo che Realcolizzati, eccolo qua, Realcolizzati che praticamente aveva di tutto. Realcolizzati che aveva Olsen in porta che non ha giocato e gli entra Mirante con 6 più gol subito, quindi 5. Acerbi, Koulibaly e Florenzi come difensori, con Acerbi che prende 6, Koulibaly prende 6 e Strigger Larsen gli entra con 6 e mezzo, e quindi niente, 6 e mezzo Strigger Larsen. A centrocampo aveva 4 giocatori: Romulo, Saponara, De Paul e Chiesa. Romulo prende 6, Saponara 6, De Paul 7 più giallo più gol decisivo, prende insomma 10. E invece Chiesa con 5 e mezzo. In attacco non aveva Icardi perché non giocava, però aveva Keita Balde, Martinez e Schick. Keita Balde che fa doppietta, assist, gol decisivo, fa di tutto, prende 8 più un sacco di roba, 15 e mezzo. Martinez che prende 7 più 3 di gol, 10, e Schick 5 e mezzo. Fa 82 punti, quindi 4 gol, quindi mi stupra e perdo in Coppa. Nell'altra partita, che era quella fra Team Lampadine e Panathinaikos, vince Team Lampadine per 3-0, quindi la classifica dice che Realcolizzati è primo a 6 punti, poi c'è Team Lampadine secondo per una questione di punti, secondo classificato a 3 punti, poi ci sono io a 3 punti, terzo classificato, e ultimi Panathinaikos a 0 punti. In questo girone passeranno due squadre, poi semifinali e finali. Detto questo, ragazzi, il video è finito. Io vi invito a mettere mi piace se volete che questa serie continui per tutta la stagione, a scrivermi nei commenti come è andata la vostra giornata. Avete vinto, perso, pareggiato, non fatto niente, non avete giocato, avete riposato? Ditemelo nei commenti. Vi invito infine ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questo tipo di video, attualità calcistica, calcio giocato e qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo, io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.